Adesso abbiamo giocato una gran partita a livello mentale, con una gran squadra, la squadra gioca bene, in fiducia, è andata bene, che ha molti, molti punti di forza. Mi dispiace, probabilmente ci siamo meritati dopo la partita che abbiamo fatto a Ferrara, che la fortuna alla fine non venisse da noi, col tiro di Ricci e il mio, però adesso tra quattro giorni, tra tre giorni si gioca a Treviso, un'altra battaglia, quindi non è lì con la testa, tornare in palestra e allenarsi e andare a Treviso lo spirito che va a muoverci. Oggi ci tengo anche a ringraziare tutti quelli che sono venuti alla partita. Il solito per Mantova è la più sentita nel campionato e sembrava di giocare in 3.000, non in 5 in campo. Mi dispiace non aver regalato questa gioia ai nostri tifosi. Tabellini, loro stavi sopra 2-0 e 41-39, poi il resto abbiamo condotto noi. Lo sono sempre rimasti lì e abbiamo fatto tanta fatica per essere una squadra veramente, veramente buona e peccato che alla fine la palla non sia entrata, loro hanno messo una bomba importante con Poletti e l'ultimo canestro là sotto, avremmo potuto fare qualcosa di più nell'arco della partita, probabilmente sì, però ormai è ormai già a pensare a Treviso e portare la stessa grinta, la stessa cattiveria che abbiamo portato oggi. Come abbiamo magari vinto con Imola o con Orzinuovi, non deve essere la logica della vittoria e della sconfitta di un tiro che entra, un tiro che esce, che può poi determinare quello che è stato per 40 minuti in campo. E la partita è stata una partita bellissima, penso anche da vedere, intensa, fisica, due squadre che hanno lottato al primo al 40° minuto, e forse hanno meritato loro, forse avremmo meritato noi, penso che poteva finire in tutti i modi. E dispiace, senza dubbio dispiace, anche perché oggi era importante dimostrare che Ferrara era stato solo un gran passo falso, un brutto inciampo in questa nostra, io la definisco ancora, bella stagione, una squadra che non molla mai, e quindi dispiace soprattutto per questo. E se l'approccio alla gara è questo, se l'intensità che mettiamo in campo è questa, se la fisicità, la tenuta mentale è questa, possiamo dire la nostra ovunque, contro chiunque, rimanendo umili, rispettando l'avversario. E fare i complimenti a Verona per oggi, e però ripartire subito da domani col pensiero lì. Arrivavamo da una partita molto negativa e avevano il desiderio di riscattare, di ritornare a quella che è l'identità che abbiamo sempre avuto, tranne forse la partita persa domenica. E penso che in questo siano stati vincenti, sono stati attentissimi, sono stati energici, si sono aiutati tantissimo, hanno dovuto affrontare una squadra che è secondo me veramente molto molto solida, che anche tatticamente mette situazioni particolari in difficoltà alcuni punti di forza degli attacchi, e del nostro l'hanno fatto, e offensivamente hanno, oltre due americani, una qualità diffusa molto importante. Io penso che la nostra partita sia stata difensivamente nel primo tempo buona come atteggiamento, abbiamo dovuto probabilmente prendere le misure ad alcune situazioni di forza indiscutibili che Verona ha. Nel secondo tempo è stata una partita difensiva di livello assoluto e probabilmente in un certo momento ci è mancato quel canestro, anche magari creato dal talento o costruito come abbiamo fatto, e per vincerla prima dell'ultimo tiro, e invece contro una squadra che ha veramente, secondo me, una grandissima solidità, gli ultimi due canestri sono venuti non dagli americani, ma da due giocatori importanti che sono stati, hanno avuto coraggio, parlavate prima, ma hanno avuto anche
la presenza, di farsi trovare pronti e una squadra che ha cercato il tiro migliore, quindi sicuramente complimenti perché quei due possessi la loro qualità è stata alta e nonostante questo abbiamo tirato da sotto per vincere. Ci vuole anche fortuna, non l'abbiamo avuto, poteva entrare quel pallone, il mestiere bastardo di cui parlava Monte avrebbe premiato noi, peccato perché penso che avremmo meritato che quella palla entrasse, decisamente, perché il modo in cui si sono aiutati, il modo in cui hanno difeso, il modo in cui hanno cercato il compagno, tutti, è qualcosa che per me è molto importante. In una partita che non era tatticamente facile, contro la squadra, ripeto, che può difendere mettendo molti sassolini negli ingranaggi, con due giorni per prepararla, io penso che i ragazzi abbiano fatto una lettura della partita offensiva che mi soddisfa molto. Mi dispiace molto perché io penso che meritavano la fortuna che quel canestro entrasse.